Ciao a tutti. Oggi è un giorno speciale perché finalmente, dopo tanti mesi di lavori, lavoretti, modifiche varie, proviamo Denver, il mio van. Oggi faccio la prima uscita. È una cosa abbastanza tranquilla, in realtà è più una nottata perché vado con un mio amico ad una festa organizzata. E visto che non è proprio comoda, non è proprio vicino a casa, abbiamo deciso che ci fermiamo a dormire. Quale migliore occasione per provare Denver in tutte le sue potenzialità? Quindi oggi l'ho preparato un po' la rinfusa, ho messo dentro un po' di piatti, stoviglie, cose varie, un po' di anche cibo. E poi comunque vi farò vedere bene un po' l'allestimento improvvisato, diciamo. E adesso andiamo a prendere il mio amico Cesco che mi sta aspettando e andiamo verso la festa. Oh, grandissimo! No, vabbè. Super attrezzato. Bene, bene, tu? Posto? Bene, bene. Sono grande. Stracarico per questa avventura. Bravissimo. E ci divertiremo un sacco. Ma sei già in pigiama tu? Anche in pigiama? Vestito da rave. Sì, l'idea era andare presto, così troviamo un posto. Una pizzeria. Intanto la pizzeria è un posto. Ma ci avviamo tipo... Vuoi, c'è la prima pizzeria che troviamo o tipo su... Tipo andiamo intanto e... perché lì sì che vengono fuori delle pizze. Capito, infatti. No, è vero. Guarda che vabbè, ci mangiamo sul tavolino. Sì, è vero, io ho dato un'occhiata su Maps, là ci sono tante... Cioè là hai visto com'è? Ci sono tante stradine che vanno giù qua là. Però adesso che è chiaro magari guardiamo un po' meglio. Ci sta, grande. Facciamo così. Bella idea. Intanto andiamo. Quella che devo scaldare. Dopo ho anche le carte da uno in casa. Se la serata è un pacco, ci mettiamo a giocare. No, nel pre-serata magari. Anche un po' provo a collassare dopo. Ma hai dormito oggi? Beh, mezz'ora sono riuscito a dormire. Cioè io di giorno non riesco a dormire. Vabbè, in caso ci buttiamo giù. Sì, sì. Perché voglio proprio fare festa, cioè chiusura se riesco. Vabbè, anche io. Riesco per una volta che abbiamo la casa mobile. Infatti o no? Vuoi non fare chiusura? Infatti. Non mi stai facendo venire voglia di comprarla anche a me, ti giuro. Allora, siccome non ho la roba per cucinare ancora, non ho pentole, casini, ci siamo fermati a prendere due pizze, belle pizzette, eccole pizzette, qua. Sponsor anche, facciamo pubblicità. E niente, adesso ci gustiamo due belle pizzette. E una birretta. E una birretta, ovviamente, immancabile. Allora, visto che è ancora chiaro e si sta bene fuori, abbiamo trovato un parco vicino alla pizzeria e mangiamo qua all'aperto. E a questo punto faremo la colazione domani mattina dentro il van. Quel caffettino ce l'hai? Cesco, caffettino, ovvio. Biscotti. Abbiamo tutto. Sì. Cin cin. Cioè, guarda che bei sassi ci sono. Non è male questo posto. Buona anche la pizza. Chi è che sta meglio di noi, Cesco? Nessuno in sto momento, ma proprio nessuno. Allora, piccolo cambio di programma perché fuori è iniziato a far freddo, quindi siamo entrati dentro a mangiare. E questa è la situazione della prima cena dentro il mio van. Bellissimo. Cesco, sono a prova, direi bellissimo. Cesco approva, anche io approvo. Accogliente però, cioè mi dà un molto senso di casetta, guarda. Sì. Molto bello. Però vedi che alla fine c'è costa la semplice, la felicità sta nelle cose semplici. Sono no? Bello, veramente, guarda. Ne rendo conto sempre di più. E tutti quanti che conducono una vita... Frenetica, capito? Ma senza in realtà sono stra insoddisfatti della loro vita. Certo. Cioè tu fai quello che devi fare soltanto perché la ruota sta girando. Sì, sì, sì. Ma se tu ti prendi un attimo una pausa, tipo come stiamo facendo noi adesso, dici ma che cazzo stai facendo? Sì, però sai... C'hai capito? Ma sai, c'è tanta inconsapevolezza secondo me. Sì. Perché c'è tanta gente che...
che sta male, che ha problemi e non capisce perché, e però da fuori guardi e vedi che, sì, che si stanno focalizzando sulle cose sbagliate. Eccole lì, l'hai detto. È quello il discorso. Diciamo che di base è difficile far capire alle persone queste cose. Esatto. E diciamo quindi che se tu vuoi bene a una persona lo fai volentieri. Mentre sì. Allora, tipo, secondo me c'hai capito il compromesso giusto, quello che stai facendo te, ad esempio, che tu condividi quello che stai facendo, i tuoi lavori, le tue esperienze, e dai la possibilità a molte persone di capirlo. Dopo, chi non lo vuole capire non lo capisce, cioè tu non è che vai a spiegare al tuo collega al lavoro ma che ho fatto ste scelte perché qua e là, perché lui ti guarda e ti dice sei scemo, capito? Certo, ma perché non comprendono. No, è un'altra visione della vita, no? Esatto. Sto notando comunque ultimamente nella mia vita che io comunque, nel senso, sai quando fai le cose per il tuo futuro, cioè sacrifichi il tuo presente per il tuo futuro. Sì. Io ti dico che nella mia vita è una cosa che ho fatto un sacco da tanto tempo, capito? Perché anche la casa, le officine, tutte quelle cose lì, capito? Io ho sempre sacrificato un sacco di cose tipo per il mio futuro, no? Però alla fine ti accorgi che vivi anni, nel senso, in una sorta di infelicità. Sì, perché... capito. Perché stai aspettando che arrivi la felicità. Capito. Però il problema è che hai sempre qualcosa da rincorrere. Esatto, no? Esatto. E tu nel presente, in questo esatto istante, sei felice. Perché sei lì che lavori per la per il futuro. Dopo, per carità, c'è anche da dire che non è sbagliato, non è sbagliato pianificare il futuro. Cioè, no, il futuro abbiamo pianificato. Il problema è che, secondo me, come viviamo noi oggi, come vivono in tanti, guardano solo al futuro. Come dicevamo prima, no? Sì, quando avrò la macchina nuova sarò felice, allora lavori 5 anni, 10 anni per metterti quell'auto costosa che tanto hai desiderato. Quando nel mentre ti sei perso, capito, ecco, la semplicità delle cose. Ecco, quando tu... quando ti potevi prendere un van e ti godevi 100 euro. Per esempio. Quando tu non ti accorgi che in realtà già adesso nella tua vita succedono cose belle che puoi vivere, che puoi apprezzare. Capito? È questo che sfugge, secondo me. Questo, cioè, è così quasi ovvio, così banale, ma allo stesso tempo così difficile da percepire. Che infatti, se tu guardi un po', come dire, la collettività, regna un'infelicità incredibile. Perché la gente non coglie le piccole cose, non coglie il presente. Infatti, non so se hai visto il video che ti ho condiviso, tipo quello di Happiness, si chiama il titolo, che mi hai detto anche guardati i video di... adesso mi sfugge il nome. Steve Katz. L'hai visto quel video là? Quella è bellissima perché rappresenta proprio tutta la nostra società, capito? Happiness, cioè, quella che cade dal palazzo. No, è il topo, capito? Aspetta, il topo, ok, sì. Il topo nella metro, certo, che rincorre questa felicità, che rincorre i soldi. Okay. Dopo nella macchina belle si trova imbucato nel traffico. E alla fine è triste. Sì. Dopo, la sua felicità è prendere gli antidepressivi, e allora lì vedi, capito, il video diventa colori, lui muore, poi finisce l'effetto degli antidepressivi e cade giù. Sì. E cioè, è proprio l'emblema di questa società. No, il video lì è proprio, guarda... Ma è il migliore che ha fatto. È geniale. Se non sapete di che video parliamo, vi metto il link qua sopra. Happiness Steve Katz. Ecco, lo trovate qui sopra. Allora, dopo una ricerca relativamente breve, in realtà siamo stati fortunati, abbiamo trovato la location vicino alla festa per dormire stanotte. Adesso ve la faccio vedere. Allora, in realtà non è proprio il massimo, intanto c'è Cesco che ci vede. E non è il massimo del massimo, però comunque è lontano dalla strada.
in mezzo ai gli alberi qua, non si vede dalla strada, comunque no, ovviamente non stiamo facendo del male a nessuno, non tiro fuori tendalini, cose varie, tutto bello ordinato e basta. Adesso ci prepariamo per la notte. Allora, è un disastro qui dentro perché il problema principale è che non ho ancora le tende, quindi abbiamo dovuto aggiustare un po' con dei cartoni, ma vabbè. E Cesco lo facciamo dormire con la brandina qua in mezzo al corridoio e io dormo invece sopra, così stiamo anche più larghi avendo spazio. E basta, cosa dici? Un po' improvvisati, ma il bello dell'avventura è improvvisare, ragazzi. Interessante, bravo. Saggio Cesco. Adesso, siccome è presto, facciamo un piccolo pisolino e poi andiamo alla festa. Cosa dici della serata, Cesco? Serata è stata bellissima, e l'ambiente molto bello, le persone eccezionali, molto generose come sempre, empatiche e simpatiche anche, e la musica ovviamente sempre al top. Sono d'accordo. Allora, questa è la nostra creazione per evitare un po' di svegliarci col sole domani mattina, quindi cartoni a manetta. Notte, Cesco. Notte, ragazzi. A domani. Buongiorno a tutti. Ci siamo appena svegliati e in realtà abbiamo dormito poco, e più o meno 3-4 ore. E però è stata una nottata riposante e è stato il problema, ovviamente, come previsto, della luce, perché le tende improvvisate che abbiamo fatto non si sono rivelate molto efficaci. Infatti appena ha cominciato a schiarire è entrata luce, ma vabbè. E adesso facciamo una bella colazione. Mi spiace un po' per la giornata perché è un po' nuvolo oggi, però siamo comunque in un bel posto, in mezzo al verde. Tanto il nostro bel caffè è pronto. Allora, colazione improvvisata con vista bosco. E Cesco, buongiorno. Grande Cesco. Ragazzi, buongiorno. Allora, come hai dormito stanotte? Sei dormiti bene? Dormito sulla brandina qua per te, sì, qua nel mezzo. Un po' improvvisata, ma vabbè, da stare più. Però sì, l'unica critica, mancano delle tendine che adesso le devo provvedere sicuramente. Si provvederà. Abbiamo capito che è un problema grosso. È un problema grosso questo, sì. Però per il resto tutto perfetto, molto confortevole. Ok, colazione fatta, abbiamo già sistemato il letto è tutto e adesso si torna verso casa.
torniamo a casa con la pioggia. Ma va bene così. E che pioggia! E che pioggia! Allora, due veloci considerazioni su questa prima avventura col van camperizzato da me. È andato tutto bene, sono stato molto contento ed è una grande soddisfazione poter già usufruire di questa mia creazione, diciamo, fatta tutta con le mie mani. È stato veramente piacevole, mi ha dato moltissima soddisfazione. Ovviamente c'è ancora qualcosa da rifinire, da sistemare, infatti, cioè, la cosa, avete visto anche voi, la cosa più importante da fare sono le tende, perché se entra luce e appena esce il sole sei già sveglio. Però a parte questo è funzionato tutto, cioè lo spazio interno è abbastanza vivibile ed eravamo anche in due. Sono contento, veramente è stato molto piacevole e ci siamo anche divertiti. Poi per quanto riguarda il mezzo, mi ha piacevolmente stupito, perché nonostante sia abbastanza pesante e lento, perché il motore mi pare che faccia 64 cavalli, cioè non va niente, però per raggiungere quel posto lì, diciamo che c'è abbastanza salita perché è su in collina, però è andato su senza problemi il mezzo, non ha fatto fatica e sono stato contento anche di questo. Quindi ecco, tutto bene, bellissima prima avventura e ce ne saranno sicuramente altre prima della grande partenza, perché bisogna vedere se tutto funziona, se tutto è a posto. Adesso si continuerà con le varie rifiniture che mancano in attesa delle batterie a litio e dei pannelli solari, così poi si termina anche l'impianto elettrico e si può provare anche quello, perché adesso purtroppo non c'è corrente. Spero che questo video è un po' diverso dal solito, diverso dai soliti video tecnici che sto inevitabilmente facendo, perché sto dedicando tantissimo tempo alla camperizzazione. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un bel like, che fa sempre piacere, commentate se volete dire la vostra, e vi saluto. Ci vediamo al prossimo video.